a tutti. Allora, questo è un veloce video per farvi vedere che cosa ho comprato da Avon ultimamente e per farvi vedere cosa mi è arrivato oggi tramite posta. Allora, iniziando da... Ah, tanto scusato per i capelli, ma sono un po' stravolta, non ci fate caso. Allora, intanto parto dall'Avon, ordine che ho fatto tipo 2 settimane fa e mi è arrivato venerdì, quello che avevo richiesto, e ho preso. Allora, 2 matite, una è, aspettate, matita contorno occhi Sugar Plum, che è questa qua. Io ora la faccio vedere meglio se non la rompo, che l'ho pagata 4,95 euro. Molto bella, molto morbida, molto carina questa qua. Poi ho preso un'altra matita, solo che questa si chiama Smoky Diamond, che è sui toni del viso, che non mi sape. Anche questa l'ho pagata 4,95 euro. E anche qui ci sono dei brillantini. Anche questa è molto morbida, molto scrivente, molto carina. Poi ho preso 2 smalti, che sembrano identici ma non sono identici. Allora, uno è il matte smalto opaco, che è questo qua, che sembra sul rosso bordeaux, che quando l'ho aperto ho detto no, non può essere sbagliato qualcosa, invece aprendolo così è blu, cioè non sembra neanche, però è blu, ve l'assicuro, ed è questo qua che ho adesso, solo che non si vede l'effetto matte perché, dato che non mi piaceva l'effetto opaco, ci ho messo sopra non si sa quanti chili di smalto trasparente, e quindi è venuto fuori questo risultato, che è un blu con tantissimi, diciamo, glitterini sul rosso. Ecco perché dicevo che non sembrava blu. Comunque, questo è quello blu. Quest'altro è uno smalto che qui non c'è, sono molto contenta. Ah, eccolo qua, il Night Violet, che praticamente è tipo quello di Bottega Verde color Amarena, che l'ho pagato 5,50 euro. Stessa cosa per quello matte. Poi ho comprato un blush, che è nella confezioncina classica della Avon, il Soft Plum, questo blush qui, che ha dentro il blush e il suo applicatorino, che questo è molto carino, che userò nel prossimo tutorial che ho in mente di fare. E ultima cosa di Avon è questa palettina, ve la faccio vedere, sui toni naturali, se mi sape, questa qua, che ha 2 applicatorini, uno specchietto qua e 4 ombrettini, tutte sono unità naturali, molto carina. Che l'ho pagata questo 17 euro, questo l'ho pagato un po' di più, mentre il blush l'ho pagato 9,95 euro. Allora, questi sono gli acquistini fatti da Avon. Poi non c'entra niente con ordine Avon, sono stata da H&M e ho trovato questa palettina molto carina. Dato che io palettine non ne ho solo ombretti mono scusi qua e là, ho trovato questa e ho deciso di prenderla. La faccio vedere. Non ho provato i colori sugli occhi, l'ho provato sulle mani, quindi no, però sono molto buoni, molto scriventi. Ci sono 2 applicatorini, questo e poi tutti i colori, insomma, per essere di H&M sono buoni. Questa qua, che metto dentro tutto, e tramite posta, facendo un ordine a una ragazza su Facebook, ho preso questa palettina della Sleek, molto carina. Questa, faccio vedere il dietro, non so se si vede, questa qui, con questi fantastici colori. Ah, qua c'è il mega applicatore, questo bastoncino.
con questi fantastici colori che userò molto presto, che ho fatto la prova sulle dita e devo dire che sono molto scriventi tutti, molto pigmentati, molto carini. E c'è un nero, un oro, un rosa e un viola. Poi c'è una specie di rosa antico perlato, un blu misto a un verde smeraldo, un bel celeste, molto bello, un bronzo, un misto tra bronzo, oro, verde, pistacchio tipo, un verde pistacchio, un bel verde e un verde smeraldo. Insomma, i colori sono fantastici tutti, devo dire che mi piace davvero tanto questa palettina. E con questa palettina mi sono arrivati anche i pennelli della Fraulein, che erano qua dentro, erano perché li ho tolti. Comunque vi faccio vedere che anche la confezione dei pennelli è molto carina. C'è questo nastrino, uno l'apre e qua c'erano tutti i pennelli che ho tolto e ho messo, aspettate, ho messo qua dentro. Ci sono tutti i pennelli della Fraulein, ve li faccio vedere. Allora, ci sono questi qua che sono tutti per il viso. Aspettate. Aiuto. Questo qua per fare il contouring. Quest'altro per togliere gli eventuali brillantini caduti. Poi vabbè, fondotinta per le ciprie, blush, serre. Questi qua, sono della serie, della linea con il manico rosso. Sono tutti molto morbidi, solo che secondo me per vedere se un pennello è davvero buono bisogna aspettare di lavarlo almeno una volta. Quindi questi sono per il viso e tutti questi altri, faccio vedere un po' alla volta, sono per gli occhi. C'è lo scovolino, questo è per le ciglia, questi qua, aspettate. Qui poi questi qua lingua di gatto, aiuto, questi qua, poi questi altri molto fini per fare lavori di precisione. Infine questi qua. Insomma, devo dire che sono molto soddisfatta di queste cose e io ringrazio la ragazza che mi ha inviato tutto questo e niente, prossimamente inizierò i famosi tutorial Disney e oltre a questi farò anche tutorial per occasioni speciali, tipo ne ho in mente di fare uno per San Valentino. E niente, un bacione, iscrivetevi se vi va, seguitemi se vi va. E alla prossima, un bacione. Ciao!